Buonasera, buonasera cari risparmiatrici, gentili risparmiatori, buonasera, benvenuti alla penultima puntata di soldi di questa stagione 2012-2013. Buonasera Erika, ormai buonasera. Bentornato anche ad Andrea Giacobino, direttore di Blue Rating, il nuovo mensile dedicato al risparmio gestito e ai professionisti del mondo della finanza, edito da Blue Financial Communication. Buonasera a tutti. Questo è il numero di luglio? Di luglio. Luglio che ci presenta, abbiamo visto un cuoco in copertina, poi andremo a capire bene chi è. Pietro Giuliani, se non sbaglio. Se quindi fare il check-up dei propri investimenti è sicuramente importante, come abbiamo sentito con Massimo Esposti, è però altrettanto importante, nel caso in cui magari non si sia degli esperti di finanza, affidarsi a dei professionisti. Andrea Giacobino, la figura del promotore finanziario può allora essere utile anche per coloro che non dispongono di grandi patrimoni? Beh, senz'altro sì. Se vediamo un pochettino i numeri ci dicono alcune cose. Fatto 100 la ricchezza complessiva degli italiani, i promotori finanziari la gestiscono per il 6%. È una percentuale che può sembrare piccola, ma che è destinata ad aumentare. Questo perché? Intanto perché questi promotori finanziari ormai non sono più dei semplici venditori, no? Ricordiamoci, per chi se lo ricorda, che proprio la designazione promotore finanziario arriva da 20 anni fa, quando vi furono scandali di varia natura e si volle separare la funzione della vendita dalla funzione della consulenza. Oggi invece di fatto i promotori finanziari fanno consulenza. La fanno potendo contare su quella che si chiama l'architettura aperta, cioè la più ampia gamma di offerte di investimento che arrivano dalle società di gestione di tutto il mondo. È una categoria fortemente vigilata perché ha un suo albo professionale e ha un suo organismo di controllo attraverso il Consob. C'è da chiedersi se tutte queste precauzioni, se uno va invece in banca e parla con lo sportellista, le ci trova. Sono, ecco. Grazie ad Andrea Giacobino, direttore di Blue Rating, il nuovo mensile dedicato al risparmio gestito ai professionisti del mondo della finanza, edito da Blue Financial Communication. Grazie a tutti. Appuntamento col numero di luglio e con la ricetta di Pietro in edicola. Grazie. Buon investimento a tutti.